Mischilla con la Future Legend, beh, diciamo, una bella responsabilità quella di dover scegliere il rapper del futuro. Diciamo che la responsabilità in sé secondo me sta nello scegliere i più meritevoli e nel non mandare a casa quelli che appunto se lo meriterebbero, e credo in realtà di aver lavorato nella giusta direzione e aver scelto i tre rapper attualmente più pronti tra quelli da me, a me proposti per intraprendere questo percorso. Beh, direi che potrebbe essere questo un lavoro da supereroe. Ma in realtà no, dai, il supereroe li salva, questi ragazzi non hanno bisogno di essere salvati, hanno bisogno di essere forse un po' indirizzati, incoraggiati, però non sono neanche dei bambini comunque, no? sono svegli, il fatto di essere arrivati qua in mezzo a centinaia di altri, tanti, è un po' sintomatico del fatto che hanno carattere. E diciamo che quello che è curioso è che comunque c'è una categoria per il rap e una categoria invece per la trap, ma è ancora così largo quello che è diciamo, la differenza fra questi due generi musicali? No, infatti ho saputo che alcuni provini sono arrivati sia a me che a Charlie Charles, perché uno nel momento in cui li aveva in mano non sapeva a chi mandarli, perché sia trap che rap. No, in realtà la trap continua ad essere un sottogenere del rap. Forse la differenza tra i due generi è che un pezzo rap, no, ne stavo per dire una minchiata, quindi non te la dico, no, in realtà no, sono due facce della stessa medaglia. Sono due facce della stessa medaglia, che comunque tu, bene o male, rimani sempre comunque un artista che riesce a cavalcare l'onda portando la propria musica, fregandosene altamente di quelle che possono essere le etichette. Sì, mi piace anche sperimentare, difatti ho ultimamente usato delle sonorità trap, no? Lo dico per farmi capire a tutti i trappers, però sì, penso che la cosa che poi più ripaghi sul lungo sia seguire la propria impronta, il proprio stile, senza cercare di seguire le mode, perché se poi non sei portato per la moda del momento, finisci, perdi credibilità. Beh, diciamo che appunto tutto questo l'abbiamo visto anche nel live, un qualcosa di incredibile, anche per le varie luci, proprio per una scenografia che sei riuscito a mettere sul palco, che è stato un qualcosa di incredibile, che effettivamente ha colpito il pubblico e non solo. Ma ti ringrazio molto, ti dico, la scelta delle luci è stata sì importante, perché ci siamo stati 3 giorni a lavorare solo a quello, cioè proprio ai colori, al modo in cui sarebbero dovute venire fuori, ho fatto un po' impazzire il tecnico, però è importante, perché secondo me le luci hanno un potere atmosferico, diciamo, no? In quello che proponi a livello visivo. Io i colori a me riportano sempre a dei ricordi, no? Nello specifico, quindi volevo che andassero di pari passo con quello che la gente avrebbe sentito. Senti, sui social hai parlato di diversi featuring che ti vedranno protagonista prossimamente. Sì, vabbè, allora quest'anno ho già rilasciato parecchi featuring e vabbè, l'ultimo di cui posso parlare è quello che uscirà a breve con Geolier, che è un rapper di Secondigliano, molto bravo, il pezzo è molto forte, siamo stati appunto da lui a Secondigliano a girare il video recentemente, è la prossima uscita in quanto featuring. Sono molto contento, tra l'altro, uno dei più belli che ho fatto ultimamente. Ma prima della data di Treviso di giugno ci sarà qualcosa oppure? Ma guarda, ti dico, è ancora presto per dirlo, però sono molto onorato che mi abbiano invitato a questo festival, perché è comunque un festival molto, molto privilegiato, cioè molto grosso, insomma, no? È un di prestigio, ecco, mi viene la parola. E poi ci si diverte, quando i festival sono belli comunque l'atmosfera estiva porta sempre qualcosa in più rispetto ai live invernali nei club. Una condivisione che è sempre poi, diciamo, musica, che poi anche credo, come possiamo dire, è il comune denominatore di questo contest. Sì, 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 assolutamente, anche perché poi quando si suona nelle piazze prendi un po' tutti, non ci sono soltanto i tuoi fan, no? Ed è un po' quello che succederà secondo me anche in questo contest, perché ok, noi siamo la categoria rap, però i miei ragazzi li ascolteranno tutti e viceversa quelli degli altri, quindi in realtà è un bellissimo momento di aggregazione e di condivisione. Grazie. Grazie a te. Grazie.